il colore dell'alba se non quello del tramonto, della brace ardente, il vino rosato. Siamo venuti qui a Ceglie Messapica per l'evento Rosati in terra di Rosati. E li vedete tutti qui in fila, queste bottiglie di vino rosato che partecipano a questa 15ª edizione di Rosati in terra di Rosati. C'è Francesco Nacci che le sta un attimo guardando, curiosando. Ma Francesco, scusami, noi siamo qui alla Fontanina, è un wine hotel, che significa? È un mistero. Quando abbiamo inventato questa denominazione, abbiamo pensato a un luogo dove l'ospitalità fosse legata al vino e quindi wine hotel. Così come esistono i wine bar, noi facciamo un wine hotel perché chi viene da noi per soggiornare non viene per le camere, ma viene per il concetto del cibo, della gastronomia. E da quest'anno, dal 2009, avremo 12 camere dedicate al vino, delle Junior Suite. Oltre ad avere già il centro benessere dove si fanno i trattamenti al vino, all'olio d'oliva, quindi tutto quello che ruota intorno al vino di qualità. Bene, vino di qualità, lo sono anche i rosati. Andiamo a vedere questo evento qui a Ceglie Messapica. Sì, Rosati in terra di Rosati si svolge qui da noi a Relle La Fontanina da 15 anni, quindi insomma. Una manifestazione che abbiamo inaugurato 15 anni fa con il nostro papà, tra virgolette, che era Angelo Ricci, che purtroppo non è più con noi, ma questa sera ancora lo respiriamo tra questi bicchieri, tra questi amici che, ripeto, con noi da 15 anni continuano ad apprezzare questo prodotto e anche questa serata, che è una serata voluta dai ristoratori, gli albergatori associati di Ceglie e da qualche anno anche di Buona Puglia, che sono due associazioni di ristoratori, produttori tipici, albergatori, il cui scopo è fondamentalmente quello di promuovere il rosato, in particolare di promuovere il rosato di qualità. E siccome in Puglia di rosati di qualità ce ne sono tanti, da qualche anno a questa parte, Rosati in terra di Rosati è una selezione dei migliori rosati prodotti in Puglia. Viene fatta una selezione un mesetto prima della manifestazione con le cantine che aderiscono ed è interessante questa sfida, diciamo, orientata alla qualità, che è un po' la filosofia che era alla base anche della nascita delle associazioni che poi organizzano questa manifestazione, cioè misurarsi non più sul prezzo o su altri parametri, diciamo, poco legati all'aspetto qualitativo, ma misurarsi strettamente sulla qualità del prodotto. Quindi abbiamo voluto investire anche la produzione su questa sfida. Devo dire che la produzione pugliese, i produttori pugliesi sono stati molto attenti, molto, credo, anche intelligenti ad aver colto questa sfida. Abbiamo fatto questo patto tra noi della ristorazione, tra i produttori vinicoli e abbiamo coinvolto in questo meccanismo anche la distribuzione qualificata con una trentina di enoteche sparse in tutta la Puglia che per un'intera settimana hanno fatto degustare questi prodotti, questi 19 rosati selezionati al pubblico non solo locale ma anche di turisti perché non a caso si svolge a cavallo tra luglio e agosto la manifestazione perché anche in Puglia si può fare promozione di quello che può essere poi il consumo continuativo durante l'anno. Quest'anno abbiamo fatto una selezione intanto in una sede istituzionale che era la Camera di Commercio di Bari e poi con una giuria devo dire molto qualificata. Le selezioni come sempre sono rigorosamente alla cieca, in anonimo, perché ripeto è una questione di grande trasparenza. Il Quindi le consumatore bottiglie vengono tutte coperte con della stagnola, non si vedono le etichette. Esattamente, neanche noi che siamo gli organizzatori perché affidiamo, come dire, a un team di esterni l'organizzazione tecnica della degustazione, di modo che anche noi che partecipiamo poi a quella degustazione siamo veramente all'oscuro di quali prodotti andiamo ad assaggiare. E con grande tranquillità diciamo, ecco, questi sono i primi 15, quelli che secondo noi sono i migliori. E credo che sia il miglior modo anche per ricordare, ripeto, il nostro patrono Angelo Ricci che questa manifestazione l'ha voluta con tutto se stesso, anzi il nome Rosati in terra di Rosati fu proprio da lui ideato e voluto. Ecco, noi possiamo dire che da almeno 2 anni, mo diciamocelo sinceramente, anche i cambiamenti climatici hanno aiutato il rosato, almeno dal lato della degustazione, perché un vino fresco si beve anche come aperitivo, d'estate va benissimo, quindi riscoperto, molto bene. Ma 15 anni fa,
pensare a un evento sui Rosati. Non voglio dire che siete stati pionieri, ma non è stato facile. Beh, no, sicuramente siamo stati pionieri, su questo non c'è dubbio. E lo siamo stati per questo e per tante altre cose, però questa in particolare credo che sia veramente un fiore all'occhiello per Ceglie e, ripeto, anche per Buona Puglia, che è con noi da qualche anno in questa avventura. Vedi, io credo che la Puglia, come ogni territorio, ma noi parliamo di casa nostra, debba trovare dei simboli con i quali identificarsi e proporsi. È stato fatto molto bene, per esempio, in questi giorni con la Notte della Taranta, che è diventato un mezzo per comunicare al mondo intero dov'era la Puglia, cos'è Melpignano, cos'è il Salento, eccetera. Alla stessa maniera, secondo me, andrebbe fatto con i vini e in particolare col rosato. Oggi che anche in Puglia si produce aglianico, pinot nero, cabernet, di tutto di più, in realtà la Puglia non è altro che, come dire, che un serbatoio come tanti altri, anche di qualità, dove si producono tante tipologie di vino. Ma c'è un vino in particolare che in Puglia si fa bene perché storicamente, perché il vitigno più tradizionale, che il negro amaro in particolare, perché il clima, perché il terreno, perché la storia, ed è il rosato. Davanti a un buon bicchiere di vino rosato, rigorosamente rosato, con il sottofondo del gruppo folcloristico La Stella di Ostuni, con noi Luciano Sardelli, che noi ricordiamo anche essere stato assessore al turismo della Regione Puglia, ma oggi è in veste di... Oggi sono in veste di componente della Commissione Agricoltura della Camera. E quindi anche di assaggiatore, di degustatore di vini. Di buon vino. La cravatta, l'abbiamo notata, è fucsia, ma richiama molto il rosa di questi vini che stiamo degustando stasera. Ecco, un parere da degustatore, così da appassionato, Sardelli. Beh, io devo dire, sono tanti anni che seguo questa manifestazione, che la qualità è sempre in crescita. E penso che anche il mercato, per quanto ne so, il mercato dei rosati è un mercato interessantissimo. La Puglia dovrebbe puntare molto di più sui rosati, anzi caratterizzarsi come la regione del vino rosato. Sardelli ha sempre detto: facciamo cultura del turismo, facciamo cultura anche i nostri prodotti di agricoltura, ma è lui stesso ambasciatore dei prodotti di Puglia. C'è un'associazione molto particolare che hai creato alla Camera. Sì, io ho fatto un'associazione per i parlamentari, amici dell'olio extravergine d'oliva e della dieta mediterranea. Credo che questo sia un momento importante per valorizzare l'olio di Puglia e la dieta mediterranea, e quindi dobbiamo anche come parlamentari farci noi promotori di questo territorio. Io voglio ricordare che noi 10 anni fa facemmo il primo corso sui beni culturali enogastronomici, un master post laurea, ne parlammo all'Oslo Food, poi l'Oslo Food ha fatto l'Università del Gusto, non voglio dire che l'ha fatto perché abbiamo cominciato noi, però sicuramente cominciare a lavorare su queste cose è importante, così anche sulla dieta mediterranea, l'olio d'oliva, che ha un grande valore anche di prevenzione, è un obiettivo importante per i prossimi anni. Rosato, il vino già di per sé sinonimo di eleganza. Una donna appassionata di vino rosato a questo punto? Assolutamente sì, perché io sono nata a Brindisi e quindi conosco benissimo i rosati del Salento, e devo dire che il lavoro che è stato fatto questa sera è un lavoro importante, perché intanto c'è stata una selezione accurata, prima a Bari e poi questa sera nella kermesse finale, quindi la produzione di quanto si beve qui è veramente il meglio, e credo che sia il suggello di un patto importante tra vino di qualità e territorio di qualità. Nel
bicchiere il Saturnino, che è il rosato di Tenute Rubino. Con noi Luigi Rubino. Beh, Saturnino, perché questo nome? È il nome di un vecchio proprietario di una tenuta agricola della mia famiglia, che ai tempi dei Romani si era riscattato in termini di libertà e aveva acquisito la proprietà di questa azienda molto grande, l'azienda di Iaddico, all'epoca un fundus di circa 2000 ettari. E nel caso specifico, riprendendo questo bel nome che abbiamo ritrovato sulle anfore vinarie di produzione di questo signore, abbiamo voluto chiamare in suo onore il vino Saturnino. E nello specifico siamo andati su un vitigno tipico dell'area di Brindisi, quindi ben presente nel Salento, che è un Negramaro, e quindi è un rosato a base di Negramaro al 100%. Ecco, come lo producete? Perché sono vari modi per fare un rosato. Nel caso specifico il rosato è un vino molto particolare, perché nasce dal breve contatto delle bucce a contatto con il mosto, che nel caso specifico passa dalle 6 alle 8 ore a seconda delle annate. Ecco perché ha questo colore, che è un colore particolarmente intenso, e a seconda dell'annata l'enologo interpreta il vino e ne fa nascere un vino di carattere diverso anno per anno. Vi ricordiamo, non è facile fare un rosato, fatto in questo caso da uve dedicate a un rosato espressamente, con la mano di un grande maestro che è Riccardo Cotarella, il nostro enologo consulente, ma abbiamo in cantino anche un giovane di valide speranze che è Luca Petrelli. Saturnino. Anarcos o Anarcos è il vino rosato di un vino che già conoscevamo come rosso. Eh sì, è un'altra provocazione. L'Anarcos è un vino che nasce appunto come un azzardo, come una provocazione per la colonizzazione della Puglia da parte dei produttori del nord. E sul tema dei rossi crediamo di aver detto la nostra con questo vino, che ha conquistato soprattutto i giovani di gran parte d'Europa. E possiamo anche dire che questa etichetta così particolare piacque molto a un anarchico di professione, il grande Luigi Gino Veronelli. Il grande Luigi è stato l'anarchenologo, si definiva lui. È stato un piacevolissimo incontro, è stato poi una grandissima chance, combinazione di trovarsi a Vinitaly, noi con l'Anarcos e lui che si autoproclamava il nuovo anarchenologo. Mi sarebbe piaciuto farglielo assaggiare, così come ha assaggiato tutti gli altri nostri vini. Credo che oggi ci manca molto, in questa confusione della nuova OCM, le nuove regole, un tocco di sana anarchia alla Luigi Veronelli farebbe bene a tutto il settore. Per il momento, Anarcos. Beh, devo proprio dirlo, abbiamo anche le sommelier in rosa, e i tanti sommelier che questa sera, maschietti che ci hanno accompagnato in questa serata. Abbiamo anche i produttori, ovviamente. Io comincerei qui da Matteo Santoiemma per Tormaresca, il vostro rosato. Eh beh, Calafuria, un rosato Negramaro, grande espressione del Salento, come insomma vuole anche un po' la tradizione. Il rosato quanto è importante per Tormaresca? Beh, il rosato diventa sempre più importante credo nello scenario, nel panorama vitivinicolo. Per Tormaresca diventa strategico. Fare rosato non è facile, però la famiglia Calò lo fa veramente da tantissimo tempo. Con noi Giovanni Calò di Calò Michele e Figli. Beh, il rosato è il nostro prodotto principale, per alcune aziende è un prodotto complementare, per la nostra azienda è il primo prodotto in assoluto, e lo facciamo con grande passione, seguendo quella che è la tradizione del rosato del Salento. Rosato semplice, vinificazione lacrima, estrazione del 28% circa del mosto, tutto qui. Come deve essere un buon rosato?
Deve essere secondo lo stile del produttore, secondo la propria idea produttiva, e deve essere senz'altro un biglietto da visita importante per l'estero, perché io sostengo che sul panorama internazionale di vini bianchi e di vini rossi ce ne sono tantissimi, ma il Salento deve contraddistinguersi attraverso questo prodotto. Qui ancora alla mia destra Paolo Benegiamo della Astoria Masseria, un'azienda giovane però con grande esperienza. Beh, sicuramente, noi abbiamo iniziato da poco a rimettere in bottiglia il nostro vino dopo un lungo periodo in cui sinceramente non abbiamo più seguito questo settore. Attualmente abbiamo ripreso a imbottigliare il rosato perché ci crediamo moltissimo, come diceva giustamente Giovanni, ed è molto importante proprio come punto di riferimento per il Salento avere un rosato di punta, perché è quello che ci contraddistingue praticamente. Il vostro Massaro Rosa è un IGT, ma possiamo svelare i vitigni, l'uvaggio? Sì, è un Negramaro praticamente 90%, con una piccola percentuale di Montepulciano e una piccolissima percentuale di Aglianico. I vini rosati sono vini molto freschi da bere, diciamo, proprio soprattutto l'estate. I vini solitamente noi li abbiniamo per contrapposizione delle sensazioni gusto-olfattive. Il rosato si sposa molto bene per esempio con il pesce, proprio per questa contrapposizione. Il pesce tende a essere leggermente morbido, il rosato da Negramaro, quello tipicamente salentino, è leggermente ammandorlato, quindi lega molto bene. Naturalmente un rosato così bello, che esprime delle belle sensazioni, lo possiamo abbinare anche su delle belle scaloppine, lo possiamo abbinare anche su dei formaggi, un podolico, un caciocavallo podolico non molto stagionato. È un vino molto duttile e poi esprime delle belle sensazioni, delle belle emozioni, fruttato, floreale, anche a volte un po' speziato, sensazioni di agrumato, penso al melograno, penso, diciamo, al pompelmo, penso ai frutti di bosca, ai lamponi. Ah, scusatemi, stavo un attimo intrattenendo in questa piacevolissima lettura di questo Baedeker dei vini rosati d'Italia, lo fa il Gambero Rosso e ogni anno è in edicola, in libreria. Bene, chiudiamo qui la nostra trasmissione con ovviamente un buon bicchiere di vino rosato, ma non vi vedo con i rosati in mano. No, noi cambieremo il colore dei nostri gilet però, da rossi rosa. Quindi per l'anno prossimo vedremo proprio il rosato anche sui gilet di questi amici del gruppo folcloristico La Stella di Ostuni. Bene, drink pink, cioè beviamo rosato, sempre, ricordatelo. E viva il rosato!